nostro sogno, quello di avere degli amministratori, dei sindaci, così come Angelo Vassallo, che hanno come primo scopo quello dell'interesse dei cittadini, trasparenza, solidarietà, significa anche democrazia, libertà, sviluppo e progresso. Quindi questi sono i sentimenti che dovrebbero ispirare. E poi il tema della intimidazione, delle pressioni nei confronti degli amministratori locali. Come ho detto, una commissione parlamentare d'inchiesta ha fatto una relazione che abbiamo anche illustrato al Senato, in cui i dati sono stati veramente molto superiori a quelle che erano le mie conoscenze di ex magistrato e le mie previsioni. Sono tantissimi gli amministratori locali, i sindaci che vengono intimiditi, minacciati, ma non solo al sud, anche al nord, tutta Italia. E questo è un qualcosa a cui la politica deve pensare e deve dare protezione e solidarietà a chi per primo rappresenta il volto dello Stato sul territorio, il sindaco. E questo è importante, appunto, tenere presente tutto ciò. E poi un ultimo punto, quello della giustizia e della verità, che certo non fa tornare in vita Angelo Vassallo, però può lenire il dolore della famiglia e di tutti quelli che lo hanno appoggiato, hanno creduto in lui. Tutto questo è importante. Verità e giustizia per noi, per il nostro paese, per la famiglia, per tutti quanti. È importantissimo. Ho apprezzato le reazioni dei giovani presenti, che hanno applaudito mentre c'erano delle scene molto toccanti e significative, che mostrano di avere questo come ideale, una politica locale, un sindaco che si occupa appunto dei cittadini, che sia onesto, che rifiuti i soldi della corruzione, che pensi al benessere di tutta la cittadinanza e non a quello dei singoli, con una politica locale che finora è stata soltanto clientelare.